Dal punto numero 3 al punto numero 16 sono tutti punti che riguardano la trattazione del bilancio comunale. Quindi sono il bilancio comunale, che è il punto 16, e tutti gli allegati. Quindi per l'esposizione, che sarà quest'anno, abbiamo deciso di farla anche in Consiglio Comunale, oltre che nelle assemblee pubbliche, con il sistema computerizzato e con le slide. Quindi prego l'assessore Valtriani di procedere alla spiegazione. Buonasera a tutti. Come diceva il sindaco, quest'anno abbiamo deciso di proiettare anche in Consiglio Comunale le slide esplicative sul bilancio preventivo per favorire una maggior chiarezza e trasparenza sui dati e una intellegibilità degli stessi. Come ogni anno arriviamo ad approvare il bilancio preventivo e tutti i suoi allegati, che quest'anno sono particolarmente corposi, in una fase sempre più avanzata dell'anno in corso per il quale si approva il bilancio preventivo stesso. Questo è determinato da tutta una serie di modifiche normative costanti che si inseguono giorno per giorno e che cambiano di volta in volta le carte in tavola per le amministrazioni e che rendono particolarmente difficile giungere a una programmazione complessiva, coerente, che tenga conto di tutte le necessità e di tutti i cambiamenti via via sopravvenuti. Nello specifico, per quest'anno la situazione di partenza per l'approvazione del bilancio ha visto da una parte l'azzeramento dei trasferimenti dello Stato, nello specifico l'azzeramento del fondo di riequilibrio, quindi di tutti quei fondi ad esclusione dei trasferimenti IVA che lo Stato effettuava a favore delle amministrazioni comunali, l'introduzione della TARES e quindi di un nuovo sistema di tassazione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, modifiche alla normativa IMU. L'IMU è stata introdotta per la prima volta nel 2012, già nel 2013 siamo giunti a modifiche piuttosto consistenti sulla sua applicazione, che hanno reso più complesso effettuare delle previsioni coerenti per un corretto controllo delle entrate e per valutare quindi quale livello di spese si potesse giungere a coprire con le entrate stesse, l'impossibilità per il primo anno di utilizzare gli oneri di urbanizzazione a parte corrente, cosa che invece era prevista e possibile fino allo scorso anno, e anche quest'anno sono stati confermati ed anzi implementati forti vincoli di spesa in molti settori di intervento della pubblica amministrazione. Vediamo nel dettaglio le difficoltà e i cambiamenti di cui vi parlavo. Come dicevo, è stato azzerato il fondo di riequilibrio, quindi tutti i trasferimenti che lo Stato erogava a favore dei comuni. È stata introdotta parimenti la TARES, che andando a sostituire completamente la TIA cambia il sistema di tassazione rispetto ai cittadini, e all'interno della TARES è stata inserita una patrimoniale statale alla quale è collegato un meccanismo di trasferimento inverso, cioè lo Stato facendo il calcolo su 30 centesimi a metro quadro, che è l'imposta nascosta, la patrimoniale nascosta della TARES, fa il conto su quanto i singoli comuni devono trasferire allo Stato. Sulla base di questo ha ridotto e azzerato i trasferimenti ed anzi ha introdotto per la differenza un sistema di trasferimento in senso inverso, e quindi è il comune di Calcinaia che va a trasferire allo Stato centrale 93.000 euro. Nello specifico, se si guarda l'andamento dei trasferimenti nel corso degli anni, si vede come nel 2010 i trasferimenti si attestavano a oltre 2 milioni di euro e l'ICI prima casa era diventata un trasferimento. Nel 2011 l'ICI prima casa era ancora un trasferimento
e i trasferimenti sono stati ridotti a 305.000 euro da oltre 2 milioni che erano. Nel 2012, a vigenza sistema IMU, i trasferimenti sono stati ridotti a 56.500 euro e nel 2013 è stata introdotta addirittura un sistema di trasferimenti inverso, per cui non solo si azzerano, ma anzi è il comune di Calcinaia, così come tutti gli altri comuni, a sostenere le casse dello Stato. E quindi non è lo Stato, non è più lo Stato, o non è più in larga parte lo Stato a finanziare, a sostenere gli enti locali per le loro attività, ma è anzi il contrario. Come dicevo, la TARES va a sostituire completamente la TIA, quindi la TIA va a sparire, almeno per il nostro territorio, e viene introdotta la TARES. Nella TARES, come dicevo, è nascosta una patrimoniale di 30 centesimi al metro quadro. Ora, i comuni fanno da esattori e trasferiscono allo Stato questi 30 centesimi al metro quadro, mentre fino a due giorni fa era possibile aumentare la patrimoniale per i comuni da 30 centesimi a 40 centesimi, introitando i comuni stessi la differenza. Nel decreto legge 35, appena approvato, questa possibilità è venuta meno, così come è cambiato il sistema di trasferimento e di esazione per ciò che riguarda questa patrimoniale. Quindi anche questo conferma le forti difficoltà di programmazione e la forte incertezza in cui ogni anno si va a approvare il bilancio, perché le carte, le cose cambiano di giorno in giorno. Le modifiche all'IMU sono schematizzate in questa tabella. Si vede che mentre nel 2012 andavano integralmente al comune l'IMU prima casa e i terreni agricoli, mentre il resto andava lo 0,38 allo Stato, che era la metà dell'aliquota base, e il resto, il rimanente, alle amministrazioni comunali, nel 2013 il sistema cambia radicalmente, perché vanno integralmente al comune la prima casa, la seconda casa, le aree edificabili, gli altri immobili, i terreni agricoli, mentre per i fabbricati industriali, fabbricati di, l'aliquota base intera, lo 0,76, va allo Stato, mentre l'eventuale manovra in più o in meno è a carico o a favore delle amministrazioni comunali. Come dicevo, è cambiata anche la disciplina per gli oneri di urbanizzazione e non sono più applicabili a parte corrente. Ora, fino al 2012 era previsto un limite massimo del 75% suddiviso in due fasce. Il comune di Calcinaia si è sempre attestato su una fascia tra il 20 e il 25% e quindi assolutamente virtuosa e utilizzata in larghissima parte per coprire spese di manutenzione, quindi comunque collegabili alla funzione degli oneri stessi. Dal 2013 questa possibilità è azzerata e quindi vengono, come si vede chiaramente, già a mancare 250.000 euro in parte corrente. A questi 250.000 euro devono essere sommati i tagli ulteriori ai trasferimenti e il trasferimento in senso inverso. E già con queste somme si superano i 500.000 euro di mancanza di entrate in parte corrente. A fronte però di tutte queste particolarità e di questo non intervento dello Stato a favore della finanza locale, quindi di una forma davvero forte di federalismo in senso impositivo, cioè si lascia agli enti locali la possibilità di imposta e di imporre ai propri cittadini un livello di tassazione su tutta una serie di tasse, imposte, servizi e così via, lo stesso livello di autonomia non viene garantito per ciò che concerne le possibilità di spesa, perché al di là del tante volte citato patto di stabilità, giova ricordare che sono stati ridotti ulteriormente la possibilità di autonomia decisionale in molti settori. Ora, già nei settori della cultura e delle pubblicazioni, di ciò che pubblica il Comune, i tagli e le riduzioni erano imposte dalla manovra Tremonti, dalla Tremonti bis e dalla Tremonti ter, quindi si parla del 2010, massimo 2011. La riduzione di spese per manutenzione e acquisto automezzi ce la portiamo dietro dal 2012, con delle forti difficoltà su questo, perché la norma non è chiara e non specifica se per automezzi si debbano intendere le auto blu, con tutto ciò che questo comporta,
Oppure vi rientrino altresì i mezzi di lavoro e di servizio del personale dell'ente, e mi vengono in mente gli automezzi utilizzati dagli operai per lo svolgimento delle loro funzioni, con da una parte sulla manutenzione il rischio di carenze di sicurezza per i dipendenti stessi, e dall'altra la riduzione, l'impossibilità di acquisto, la forte riduzione sulle capacità di spesa per acquisto automezzi, possono portare a dei disservizi da un punto di vista delle funzioni operative dei dipendenti stessi nello svolgimento delle funzioni. Quest'anno è stato inserito, sono stati inseriti forti vincoli di spesa per ciò che concerne l'acquisto arredi. La spesa per acquisto arredi non deve superare la spesa il 10% della spesa del 2009, il che, a parte adesso ad avere una storicizzazione non di ciclo ma di periodo semplice, con tutte le ripercussioni che abbiamo sempre detto anche rispetto al patto di stabilità che per alcuni anni ha preso solo il 2008 come anno spot, anno standard, senza considerare le necessità di un periodo medio come potrebbe essere un triennio, però può portare delle difficoltà per ciò che concerne l'arredo del nuovo plesso scolastico. Cioè, noi siamo in fase di uscita del bando per la gara del nuovo plesso scolastico, la realizzazione di un'edilizia scolastica forte, bella, all'avanguardia, ecocompatibile, il migliore che si possa ad oggi progettare. Dovremo arredarla e vorremmo arredarla all'altezza della situazione. Magari non sarà questa amministrazione e questa giunta a dover pensare agli arredi, magari sarà la prossima, però la speranza è che in questo balletto di norme che ti cambiano da un giorno all'altro e di questa forte instabilità che si nota a tutti i livelli, soprattutto a livello centrale da un punto di vista governativo, porti a una revisione e all'inserimento di alcune deroghe per nuove opere da allestire e da arredare, perché altrimenti ci potremmo trovare in forti difficoltà. Quindi qual è il quadro generale con il quale ci siamo misurati nella redazione, nella predisposizione di questo bilancio? Una riduzione di entrate correnti, come abbiamo visto, tra riduzione trasferimenti, impossibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione a parte corrente, la crisi che morde anche sul territorio, che comporta riduzioni ad esempio dell'addizionale IRPEF e così via, con la richiesta sempre maggiore di servizi, aiuti, riduzioni, agevolazioni agli uffici comunali, quindi la necessità di garantire servizi con risorse sempre inferiori e, per fortuna, dico per fortuna da un punto di vista più ragionieristico che non altro, confermata la possibilità per gli enti locali di agire sull'entrata. Qual era la situazione iniziale, lo sbilancio iniziale con cui ci siamo trovati a fare i conti? Lo sbilancio iniziale era di 709.000 euro su 6 milioni, quindi oltre il 10%, l'11% del totale delle spese correnti che 6 milioni, diciamo, è uno storico medio del totale spese correnti di questa amministrazione. Calcolate che sulle spese correnti ovviamente gravano, è inutile dirlo, ma lo ripeto per completezza, tutte le spese del personale, il rimborso mutui, i servizi prestati, le manutenzioni ordinarie e così via. Ora, come si sono coperti i 709.000 euro di sbilancio su 6 milioni? Innanzitutto siamo andati in riduzione delle spese. Abbiamo ridotto le spese per 203.000 euro grazie in parte a un lavoro capillare, puntuale e davvero completo e anche piuttosto complesso, per il quale ringrazio tutta la giunta e tutti i dipendenti e responsabili di servizi che si sono resi assolutamente disponibili e pronti al confronto nel cercare di ottimizzare le risorse, nel cercare di riorganizzare quel che era riorganizzabile e di ridurre ciò che era riducibile, cercando altri metodi di finanziamento, sponsorizzazioni e così via. Una buona parte di questi 203.000 euro, ovvero 110.000 euro, derivano dai presunti insoluti della nuova TARES. Ora, calcolando che la nuova TARES è una nuova tassa e quindi come tale entra completamente in bilancio sia dal punto di vista dell'entrata che dal punto di vista della spesa, anche gli insoluti,
quindi la potenziale evasione, la potenziale impossibilità o mancanza di volontà di pagamento delle cartelle stesse, dovrebbe rientrare integralmente in bilancio. A questo punto l'amministrazione si è trovata di fronte a una scelta, ovvero scegliere se questi 110.000 euro che si attestano intorno al 5% al 5% del fondo di svalutazione crediti, che ragionieristicamente è corretto inserire, è un dato presunto ma conforme, diciamo, a un trend storico, se inserirli a carico della fiscalità generale, quindi inserirli come voce specifica in bilancio, oppure porli a carico della TARES stessa e del piano finanziario della TARES, per far sì che lo stesso gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti continui a fare esattamente come faceva Conti, e quindi a occuparsi anche del recupero dell'evasione per ciò che concerne un servizio del quale è titolare, in modo tale, e non va nascosto, da riuscire a garantire per quanto possibile anche l'occupazione, perché il gestore del servizio aveva un ufficio per ciò che concerneva i comuni attia, un ufficio per il recupero dell'evasione. Quel personale, in caso di mancata conferma del servizio, sono 17-18 persone, sarebbero considerati degli esuberi all'interno della società. Quindi, in un'ottica sia di minore aggravio possibile sul bilancio dell'ente, in un'ottica di tutela per quanto possibile dei posti di lavoro e di mantenimento di un sistema per questo anno, che è comunque un anno transitorio, perché se pensate alla campagna elettorale che si è consumata fino al 25 di febbraio, la TARES non è mai stata in agenda, nessuno ne ha mai parlato, e i primi provvedimenti che sono stati presi di recente con il decreto legge 35, che è quello che ha eliminato la possibilità di aumento dallo 0,30 allo 0,40, mentre la TARES è già una previsione che viene da Tremonti e quindi già una previsione risalente. Ci auguriamo e auspichiamo un riordino entro il 2014 di tutta questa situazione per parificare i comuni che erano a TIE e i comuni che erano a TARSU, perché in questo momento tale regolamentazione di conformazione è assente, e quindi la scelta è stata quella di far gravare gli insoluti sul piano finanziario di Geofor e fare in modo che sia lo stesso gestore ad occuparsi della riscossione. In ogni caso, tutta questa manovra di riduzione di spese porta a uno sbilancio di 506.000 euro. Ora, 506.000 euro su 6 milioni sono comunque una somma assolutamente rilevante, e ci siamo posti il problema del come coprire questi 506.000 euro. Come abbiamo agito? Abbiamo fatto delle ipotesi, anche per capire i singoli punti di caduta che avremmo ottenuto con le nostre manovre. In prima battuta è stata fatta un'ipotesi di riduzione delle spese, completa e complessiva riduzione delle spese senza ritoccare in alcun modo l'entrata. Dopodiché è stata fatta una seconda ipotesi di aumento dell'entrata senza ritoccare spese e servizi offerti in alcun modo, operando però solo sulle entrate che portano maggior gettito, quindi due manovre ragionieristicamente corrette, ragionieristicamente semplici, ma ci siamo politicamente assolutamente non sostenibili, e una terza ipotesi, che è l'ipotesi scelta, che è un'ipotesi che va a ridurre ulteriormente un po' di spese, ritocca le entrate e mantiene i servizi per quanto possibile. Nel dettaglio, giusto per rendere l'idea, se l'amministrazione fosse andata ad operare esclusivamente sui tagli alla spesa, per arrivare a 506.000 euro, che è la somma necessaria per chiudere il bilancio, saremmo dovuti andare a tagliare del tutto, e quindi ad eliminare del tutto, il trasporto scolastico, le mense scolastiche, i campi solari, il pre e il post scuola, tutte le agevolazioni della TARES, la sezione Pegaso della scuola materna, la certificazione di qualità delle mense, tutti i buoni nido, tutta la cultura intesa come integrale sul settore, come spese per prestazioni di servizi e acquisto beni, tutti i progetti scolastici di educazione ambientale e il contributo IMU per la prima casa per chi ha una situazione, un handicap in condizione di gravità all'interno del nucleo familiare. Tutto questo sommato fa 506.000 euro. Ora,
Questa ipotesi è stata un'ipotesi assolutamente scartata, perché è un'ipotesi che annullerebbe tutti i settori principali di intervento di questa amministrazione. Annullerebbe l'intervento sulla scuola, annullerebbe l'intervento sull'ambiente, annullerebbe ogni intervento solidaristico e di assistenza alle fasce più deboli della popolazione. Però ci è stato necessario per capire quale sarebbe stato il punto di caduta se avessimo operato in quel senso. La seconda ipotesi è un'ipotesi semplice di aumento dell'entrata. Come dicevo, siamo andati in ipotesi ad aumentare quelle entrate che portano maggior gettito. Aumentando l'IMU prima casa di un punto e portandolo dallo 0,4 allo 0,5 avremmo ottenuto un aumento di gettito di 425.000 euro. E aumentando, perché quando siamo andati in redazione del bilancio era ancora possibile, la patrimoniale inserita nella TARES dallo 0,30 attuale allo 0,40, che è il massimo, avremmo ottenuto un maggior gettito di 77.000 euro. In questi, diciamo, la somma è molto vicina ai 506.000 euro di sbilancio, ci saremmo stati molto vicini e con un paio di limature qua e là ci saremmo arrivati. Anche in questo caso è un'ipotesi assolutamente non scelta, perché andrebbe a colpire la prima casa, che riteniamo un bene da salvaguardare per quanto possibile. Entrambe le entrate vanno a gravare esclusivamente sui metri quadri senza tener conto di altri fattori, e quindi siamo andati a, diciamo, a scartare anche questa ipotesi facile contabilmente, ragionieristicamente corretta. La manovra più complessa costa di una filosofia di fondo specifica, che è quella di spalmare su tutte le categorie i sacrifici richiesti, cercando di salvaguardare le categorie più deboli e di mantenere i servizi, ritoccando tutte le entrate, ma non l'IMU prima casa, che resta invariata. Quindi nel dettaglio si va a vedere quali sono le nuove aliquote per l'IMU. L'IMU prima casa, come dicevo, resta invariata. L'IMU per le case diverse dalla prima passa dallo 0,86 all'1. L'IMU per i fondi commerciali e artigianali e per i fabbricati D passa dallo 0,76 allo 0,84. Una cosa che abbiamo ritenuto opportuno inserire per andare comunque incontro alle famiglie del territorio è stata un'agevolazione per le case date in comodato agli ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, quindi le case date tra genitori e figli, andando in riduzione tra lo 0,86 dello scorso anno e lo 0,78. I terreni agricoli restano costanti, così come la prima casa, e come vedete la parte patrimoniale della TARES, non presente ovviamente nel 2012, resta la quota di legge lo 0,30. Per quanto riguarda l'IRPEF, siamo andati a modificare anche quelle che sono le aliquote per l'addizionale comunale all'IRPEF. Se vi ricordate, nel 2012 eravamo andati ad inserire una proporzionale dello 0,60% e un'esenzione per i redditi fino a 12.000 euro derivanti dal lavoro dipendente e da pensione. Per il 2013, accogliendo un po' di suggerimenti che ci sono venuti dal Consiglio Comunale, dalle parti sociali e ragionando affinché le stesse fossero normativamente corrette e legittime rispetto alla normativa presente, abbiamo inserito una addizionale comunale all'IRPEF progressiva per scaglioni, mantenendo l'esenzione per i redditi fino a 12.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, e mantenendo l'aliquota dello 0,6 per la fascia di reddito più bassa ed andando ad aumentare le aliquote per le fasce di reddito più alte fino allo 0,80, che è il massimo di legge per l'aliquota per la fascia di reddito più alta, andando nell'ottica del chi ha di più paghi di più, chi ha più possibilità sostenga in modo maggiore l'operato delle amministrazioni. Lascio lì. Che cosa? L'esenzione da 0 a 12. No, perché l'esenzione, essendo solo per i redditi dal lavoro dipendente e da pensione, per i redditi ad esempio per i professionisti, per gli imprenditori e quant'altro, la prima fascia è da 0 a 15. Esatto.
Poi, servizi scolastici e all'infanzia. Il pre e il post scuola resta invariato, sia da un punto di vista dell'offerta del servizio che dal punto di vista delle tariffe allo stesso. I campi solari parimenti restano invariati, sia come offerta che come tariffazione. La tariffa per il trasporto scolastico viene aumentata a 100 euro a trimestre, qui non è specificato, con l'agevolazione per le famiglie che hanno più di un figlio che usufruisce del servizio, per i figli a partire dal secondo la tariffa è dimezzata, esattamente come era nel sistema precedente. Perché siamo andati a aumentare il trasporto scolastico? Perché il servizio del trasporto scolastico è un servizio fortemente antieconomico. Attualmente, con le tariffe attuali richieste alle famiglie, noi abbiamo 6 mezzi che viaggiano sul territorio comunale, ciascuno con 35 bambini a bordo, ci vanno a costare circa 200.000 euro l'anno di pulmini e le famiglie contribuiscono per una cifra intorno ai 38.000 euro. Quindi il livello di copertura, cioè il livello di compartecipazione delle famiglie che usufruiscono di questo servizio a domanda individuale rispetto al costo del servizio è inferiore al 20%, mentre l'80% viene posto a carico dell'intera collettività che facciano o meno richiesta e uso del servizio stesso. Quando un livello di copertura per rendere un servizio economicamente a domanda individuale economicamente sostenibile si attesta tra il 40 e il 50%. Quindi siamo andati in aumento rispetto alle tariffe precedenti. Per quanto riguarda la refezione scolastica, cambia completamente il sistema della tariffazione per la refezione scolastica. Se vi ricordate, negli anni precedenti era inserito un sistema di tariffazione con una tariffazione a scaglioni, scaglione 1 di fascia di reddito da 0 a 5.100, una tariffa X, poi da 5.100 e un centesimo a 10.000 tariffa Y e così via. È stato inserito con una deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni e quindi un sistema che vedrà una uniformità per quanto possibile all'interno di tutta l'Unione, il criterio della tariffa continua. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad ogni singolo valore ISEE di ogni nucleo familiare viene attribuita una tariffa di tipo diverso, secondo un sistema rappresentato graficamente da una retta che va dal reddito zero, tariffa zero, a salire, attribuendo quindi ad ogni singolo ISEE presentato un determinato valore, quindi se la famiglia Bianchi ha il reddito di 10.000 euro pagherà una certa somma, se la famiglia Rossi ha un ISEE di 10.500 euro pagherà qualcosina in più in termini di centesimi e così via, secondo una retta continua. Come vedete c'è un punto di rottura a 20.000 euro, è stato introdotto quindi un criterio di tariffa massima, cioè è stato inserito un criterio oltre il quale se l'ISEE supera i 20.000 euro viene attribuita in modo costante la tariffa massima e anche in questo caso siamo andati comunque secondo un'ottica di equità, perché mentre nel sistema scaglioni la tariffa massima veniva comunque attribuita a tutte le famiglie che avevano un reddito ISEE superiore a 14.460 euro, è stato inserito un livello più alto di ISEE oltre il quale la tariffa è massima e costante, quindi a calmierare comunque anche quelle fasce di reddito tra i 14.460 che era il vecchio massimo e i 20.000 che sono il massimo attuale. Per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico e più in generale i passi carrabili nello specifico, siamo andati a variazioni, ora tenete presente che le tariffe per i passi carrabili a calcinaia sono ferme dal 1998, quindi seppur siamo andati nel corso degli anni a fare dei censimenti per avere un raffronto puntuale del territorio e la correttezza dei dati presenti in ufficio
eliminando ciò che non doveva più essere pagato ed inserendo quelle situazioni in cui la concessione invece era obbligatoria per la conformazione dei luoghi, le fasce e le tariffe per il 2012, fino al 2012 sono costate di due fasce, una fascia pari a 13 euro al metro lineare, una prima fascia, e una seconda fascia pari a 9,10 euro al metro lineare. Ora, tenuto conto che a dicembre siamo andati ad approvazione del piano strutturale e quindi siamo andati a un ridimensionamento di quello che è il centro storico, abbiamo colto l'occasione per iniziare ad uniformare tutti gli strumenti cartografici e tutte le applicazioni che derivano da quella cartografia e quindi in prima battuta il regolamento della COSAP, quindi appunto l'occupazione di suolo pubblico, andando a ridisegnare le fasce, inserendo tre fasce, una fascia che riguarda il centro storico, l'ambito della riqualificazione, ricalcato sul nuovo piano strutturale con una tariffa di 15 euro al metro lineare, le zone urbane diverse dal centro storico, quindi ciò che è dentro il centro abitato ma fuori dal centro storico, 12 euro al metro lineare, e le zone extraurbane 9 euro al metro lineare. Aggiungo inoltre che, poiché nel piano strutturale ci siamo espressi in modo estremamente favorevole, soprattutto per i centri storici, per ciò che concerne il recupero dei volumi esistenti e non le nuove edificazioni, e siamo consapevoli del fatto che per andare sul recupero, quindi restauri, ristrutturazioni e quant'altro, sia necessario molto spesso occupare suolo pubblico, ad esempio per ponteggi, abbiamo inserito nel sistema del regolamento una deroga a questo per ciò che riguarda le opere, quindi le occupazioni di suolo pubblico derivanti da ristrutturazioni, restauri e quant'altro nel centro storico. Queste tariffe e questi aumenti, queste variazioni tariffarie non verranno applicate. Per quanto riguarda poi i servizi cimiteriali e ciò che riguarda i camposanti in generale, le concessioni cimiteriali sono rimaste invariate, le tariffe relative alle lampade votive, sono andati invece a variare i servizi cimiteriali diversi, cioè quei servizi a domanda individuale, straordinari, richiesti dai singoli utenti che per qualunque motivo ritengano necessario o vogliano trasferire il caro congiunto, inumarlo, stumarlo, quello che vogliono fare, siamo andati anche qui, poiché le tariffe erano ferme da molti anni, ad adeguare le tariffe e riportarle in linea con i comuni limitrofi. Altro punto riguarda le agevolazioni della TI e della TARES. Come vedete all'ordine del giorno c'è anche il nuovo regolamento TARES che oltre a portare delle variazioni diciamo formali, poiché si passa da tariffa a tasse, quindi la terminologia e la correttezza delle fasi di riscossione, accertamento e quant'altro varia in ragione del fatto che da tassa a tariffa varia il regime, siamo andati anche a rimodulare quelle che sono le norme inserite nel regolamento per le agevolazioni concesse. Il Comune di Calcinaia ha un sistema di agevolazioni, qui manca un rigo, salta sempre, ha un sistema di agevolazioni estremamente variegato che vanno sia a favore dei nuclei familiari e delle utenze domestiche sia a favore di parte delle utenze non domestiche. Nello specifico ci sono, come vedete, delle agevolazioni per gli ultra 65 anni sulla base del reddito ISEE, quindi divise per fasce di reddito, delle agevolazioni per reddito ISEE indipendentemente dall'età dei componenti del nucleo familiare, l'agevolazione per la 104, una riduzione del 50% per chi ha all'interno del nucleo familiare una persona portatore di handicap, e poi un'agevolazione per le associazioni territoriali, per le onlus e per le attività che si installano nei centri commerciali naturali nei primi tre anni di loro di attività, che va quindi a ridurre quella che sarebbe la tariffa o a questo punto la tassa dello raccolta e smaltimento rifiuti. Siamo andati a rimodulare le agevolazioni agendo come? Lasciando invariate le agevolazioni per la 104 e le agevolazioni per
redditi ISEE bassi indipendentemente dall'età dei componenti del nucleo familiare e quindi salvaguardando comunque le fasce più deboli della popolazione. Mentre per quanto riguarda gli ultra 65 anni siamo andati a rimodulare le agevolazioni stesse. Rimodulando, diciamo, leggermente a ribasso la prima fascia, la fascia di reddito più basso, quindi redditi fino a 10.530 euro che passano dal 65 al 60%, per i redditi che vanno da 10.530 a 16.848 passa al 45% e per i redditi da 16.848 a 23.166 la riduzione passa al 30%. Mi piace ricordare che questa manovra vale circa 60.000 euro, che vengono iscritti in bilancio e sono una posta di spesa di bilancio individuata sulla base della tabella precedente, e il comune di Calcinaia è uno dei comuni con la più alta contribuzione per calmierare la tariffa in tutta l'area Geofor, avendo un sistema molto variegato sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista degli incentivi stessi e delle agevolazioni stesse concesse sia a utenze domestiche che non domestiche. Inoltre, come dicevo, va bene, ormai l'ho detto più volte, si è stato deciso il non aumento della patrimoniale interna alla TARES, che rimane lo 0,30 euro a metro quadro. Sulla TARES, questo breve schema riassume l'andamento delle tariffe nel corso di questi 4 anni, facendo un raffronto inizialmente in tabella con l'Istat e poi una considerazione ulteriore un po' più corposa. Se si vede, nel corso degli anni l'Istat è salito, quindi se nel 2010 l'aumento dell'Istat è stato dello 0,20%, le utenze domestiche e non domestiche in media sul comune di Calcinaia sono calate per le domestiche dello 0,50 e le non domestiche dello 0,65, nel 2011 l'aumento Istat è stato dell'1,70, mentre a Calcinaia abbiamo continuato a ridurre, meno 0,60 per le domestiche, meno 1,37 per le non domestiche. Nel 2012 l'Istat ha avuto un picco, è aumentato del 3,40 e a Calcinaia siamo ancora andati in riduzione dell'1,10 per le domestiche e dello 0,93 per le non domestiche. Nel 2013 purtroppo non riusciamo ad assorbire integralmente l'aumento dell'Istat, cioè c'è un aumento Istat stimato sul 3%, le utenze domestiche andranno ad aumentare del 2,20 se si fa il conto più o meno attestandosi sulle vecchie tariffe di ormai 4-5 anni fa, le non domestiche andranno a aumentare del 3,50 e anche qui il livello sarà comunque quello di anni addietro. Una cosa importante che però giova sottolineare è questa: il comune di Calcinaia negli ultimi 4 anni ha operato molto sul sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, inserendo tutta una serie di servizi ulteriori. Mi viene in mente la stazione ecologica, mi viene in mente sicuramente la raccolta porta a porta e quindi il passaggio da un sistema di raccolta stradale tradizionale con i cassonetti a un sistema di raccolta porta a porta. Mi viene in mente la maggior diffusione di biocomposter sul territorio concessi alle famiglie e così via. Queste attività, nello specifico, prese singolarmente, hanno sicuramente dei costi maggiori rispetto alla raccolta tradizionale su strada con i cassonetti. Inoltre, se si pensa che nel corso degli anni ci sono stati adeguamenti contrattuali dei dipendenti, l'aumento del costo del gasolio e così via, sicuramente i costi presi singolarmente, avrebbero portato a un incremento ulteriore delle tariffe per oltre il 15% da sommare all'aumento dell'Istat. Invece, grazie agli ottimi risultati portati attraverso tutta questa diffusione di nuovi servizi sul territorio, siamo andati a ridurre notevolmente quelle che sono le spese soprattutto di smaltimento dei rifiuti e grazie ai risparmi a mantenere le tariffe a livelli molto bassi nel corso degli anni. Quest'anno, come dicevo, non siamo riusciti a assorbire completamente tutta la questione dei costi e siamo per la prima volta da quando siamo insediati dovuti andare leggermente in aumento del 2,20 in media per le utenze domestiche, del 3,50 in media per le utenze non domestiche.
Inoltre, fatta tutta questa manovra, siamo comunque stati tenuti a fare dei ritocchi e degli aggiustamenti su una serie di spese e quindi andare comunque in riduzione di alcuni interventi. Sono state ridotte le iniziative culturali del sindaco, è stata ridotta la certificazione ISO 9000 delle mense scolastiche, che comunque era rilasciata esclusivamente per le materne, e eravamo l'unico comune dell'Unione Valdera ad avere questo tipo di certificazione, nonostante il servizio sia passato all'Unione, e è stata ridotta la spesa per acquisto libri e riviste sia per la biblioteca che per gli uffici comunali, cercando comunque una razionalizzazione anche delle spese di funzionamento dell'ente per quanto possibile. Quindi, andando nel dettaglio, quali sono le entrate che finanziano la parte corrente? Le entrate che finanziano la parte corrente sono... Sì, grazie. Entrate tributarie, se vedete l'andamento tra il consuntivo 2011 e già il definitivo 2012, quindi diciamo novembre 2012, siamo già in calo. Nel 2013 il forte aumento è determinato quasi esclusivamente dall'introduzione della TARES, cioè la TARES torna a essere una posta di bilancio, mentre la TIE era completamente fuori, essendo tutta gestita dal gestore del affidatario del servizio. Entrate da trasferimenti che, come vedete, vanno in netto calo, e calcolate che in questi trasferimenti qui ci va tutto. Non ci vanno solo i trasferimenti statali, ma ci vanno i trasferimenti regionali, eventuali contributi provinciali, comunitari e quant'altro. E le entrate extratributarie che come vedete sono più basse in previsione rispetto alle definitive del 2012, e calcolate che nelle extratributarie ci sta dentro un po' di tutto, ci sta dentro la COSAP, le sanzioni al codice della strada, le tariffe per i servizi a domanda individuale e così via. Nel grafico a torta che segue si nota anche visivamente quale sia la percentuale di entrate derivante dai trasferimenti e quale invece sia il totale delle entrate proprie, tributarie ed extratributarie, e quindi si diceva in battuta in commissione col consigliere Ribechini, con il quale condivido 9 anni di consigliatura, dicevamo già i primi anni del mandato precedente che eravamo comunque storicamente un comune al poco dipendente dai trasferimenti dello Stato, che si attestavano intorno al 10% del totale del bilancio. Adesso ci attestiamo ad una somma intorno all'1%, il che, diciamo, se da una parte, non voglio dire che ci orgoglisce, però ci rende pienamente consapevoli delle capacità anche gestionali che abbiamo, dall'altra non è accompagnata ad altrettanta autonomia di spesa e di gestione e impiego delle risorse proprie di cui l'ente dispone. Per quanto riguarda le spese, questa tabella fa un confronto diviso per funzioni tra le spese del 2012 e le spese del 2013. Le spese di amministrazione, gestione e controllo sono in aumento, ma come spiegava la dottoressa Masi in commissione, sono in aumento per uno strano criterio contabile con il quale lo Stato da una parte ti toglie i trasferimenti e te li leva dall'entrata, dall'altro te li pone a carico come spesa, perché tolta la differenza siamo più o meno sulle cifre dello scorso anno. La polizia locale è in aumento, ma anche questo è in aumento perché le sanzioni da codice della strada non riscosse devono essere inserite in bilancio con un fondo di svalutazione che viene inserito in questa funzione, quindi anche queste aumentano e sono falsate da una misura preventiva di mancata entrata. L'istruzione pubblica è leggermente in calo, tenete presente però che anche qui buona parte dei servizi sono trasferiti all'Unione dei Comuni e quindi si nota un calo fisiologico e comunque un risparmio. La cultura resta più o meno costante, così come lo sport resta più o meno costante, resta costante il turismo, restano costanti lo sviluppo economico, leggermente in calo la viabilità dei trasporti, leggermente in calo il sociale, ma
per ragioni di sovrastima dell'anno precedente, quindi di cifre andate in avanzo lo scorso anno, è in forte aumento, si nota, la gestione del territorio e dell'ambiente, ma anche questa è una cifra falsata dall'inserimento in bilancio della TARES, quindi era una cifra falsata in entrata come entrata tributaria, è iscritta in bilancio sotto la funzione gestione territorio e ambiente la spesa corrispondente, che va in qualche modo a falsare il raffronto. Se si nota infatti anche dal grafico a torta, i due spicchi maggiormente corposi sono l'amministrazione, gestione e controllo e la gestione del territorio e dell'ambiente, entrambi edulcorati da dati diversi, dalla TARES e dallo strano sistema di trasferimenti e mancati trasferimenti agli enti locali. Restano comunque fette molto corpose della torta sia l'istruzione pubblica che il sociale, che sono da sempre gli interventi sui quali questa amministrazione ha focalizzato la propria attenzione. Anche qui nel grafico per istogrammi, questo viola che spunta su gestione del territorio e dell'ambiente, senza la TARES avrebbe comunque un andamento in linea con quello dell'anno precedente. Mentre per le entrate che finanziano gli investimenti, un discorso a parte, ovvero gli oneri di urbanizzazione messi a bilancio sono 760.000 euro. Se vi ricordate, negli anni precedenti venivano messi a bilancio somme più alte, che solitamente si attestavano intorno al milione di euro, segno che anche sul territorio comunale l'edilizia sta subendo un rallentamento forte, quindi sta entrando in crisi anche a livello locale. Sono iscritti in bilancio 36.000 euro per il riscatto delle aree PEP. Entrate diverse riguarda la dismissione delle quote e il rimborso delle quote per la partecipazione a CPT. Se vi ricordate, lo scorso anno per il trasporto pubblico locale siamo passati da CPT a CTT, creando un'azienda unica dell'Alta Toscana. Attraverso questa riorganizzazione aziendale e riorganizzazione del consorzio con le altre aziende presenti in regione, vengono rimborsati al comune di Calcinaia circa 100.000 euro per il riassetto delle quote, 100.000 euro di mutui inseriti in larghissima parte a finanziare edilizia, la messa a norma dell'edilizia scolastica che rimarrà in proprietà dell'amministrazione anche dopo la realizzazione del nuovo plesso scolastico, 100.000 euro per il canone del servizio idrico integrato, che rappresenta una partita di giro per l'ente, essendo prevista la corrispondente spesa nella parte investimenti, entrate da codice della strada, come dico ogni anno, la normativa impone che una parte, una determinata percentuale delle entrate derivanti da sanzioni per il codice della strada venga destinata a investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, della segnaletica stradale, delle manutenzioni e così via. Per quest'anno sono 32.650 euro. In più sono in corso, e quindi non abbiamo potuto inserirli in bilancio né indicarne ovviamente la cifra in modo chiaro, richieste ed attese di finanziamenti pubblici a tutti i livelli e per vari progetti in corso di realizzazione, in corso di progettazione e così via, per i quali siamo in attesa di risposte puntuali. In quel caso, solo una volta ovviamente che il finanziamento verrà, qualora venisse erogato, verrà iscritto in bilancio e verrà modificato contestualmente il piano delle opere, il piano degli investimenti, inserendolo tra le fonti di finanziamento dei singoli investimenti. Anche qui si nota come la fetta più grande siano gli oneri di urbanizzazione e le entrate da mutui, anche se finalizzate esclusivamente o quasi esclusivamente alla messa a norma dell'edilizia scolastica. Per quanto riguarda gli investimenti previsti,
stante la scarsità e l'esiguità delle risorse, questo è il quadro riassuntivo. La fognatura di Oltrarno per 182.500 euro, con tutti i vincoli di contemporaneità dell'intervento da parte dell'amministrazione di Calcinaia, dell'amministrazione di Pontedera, di Acque, del Lato e di... e della provincia di Pisa. 171.000 euro di manutenzione straordinaria per spese in generale, per riscaldamento, illuminazione pubblica, manutenzione di verde e fossi, acquisto e manutenzione di attrezzature e arredi per 60.775 euro, 19.000 euro di segnaletica stradale, adeguamento a norma normativa delle scuole, erano i 500.000 euro di cui parlavamo prima, 45.000 euro per i cimiteri, per le ultime opere di completamento dei cimiteri stessi, 41.000 euro per gli incarichi, come dicevo, i 101.000 euro del servizio idrico integrato che fanno da contraltare all'entrata corrispondente, viene mantenuta la quota di oneri di urbanizzazione a chiese e centri sociali per 100.000 euro e ovviamente vengono inseriti in bilancio i 300.000 euro del bilancio partecipato sulla base del progetto vincitore. Quindi, nello specifico, sono confermati i contributi a chiese e centri sociali come percentuale degli oneri di urbanizzazione, ed è evidente che riducendosi gli oneri di urbanizzazione andrà a ridursi anche la percentuale suddetta e quindi si attesterà intorno ai 100.000 euro. E ricordiamo che sono fondi erogati per sostenere le spese di ampliamento, le nuove costruzioni e le manutenzioni straordinarie dell'edilizia esistente e che derivano dall'applicazione di una normativa regionale le cui finalità sono quelle di sostenere le finalità perseguite dalle chiese e dagli enti sociali, dai centri sociali, e quindi finalità aggregative e sociali perseguite, e consentire il mantenimento del patrimonio esistente. Mentre, come dicevo, abbiamo ovviamente proceduto a inserire a bilancio i 300.000 euro del bilancio partecipato sul capitolo strade e piazze per la realizzazione del progetto vincitore del bilancio partecipato stesso, che è il progetto 4 Facciamo Centro, che prevede un intervento per il centro di risistemazione per il centro a Fornacette complessivo e la realizzazione di una rotatoria a Calcinaia tra via Giovanni XXIII e via Matteotti per risolvere il problema di traffico che si viene a creare lì davanti, soprattutto in alcune determinate fasce orarie. Infine, un appunto sul recupero, sull'operato di questa amministrazione e sul recupero dell'evasione fiscale. Innanzitutto, come ricorderete, nel 2012 è stato creato un ufficio del coattivo in seno all'Unione Valdera, quindi un ufficio unico che si occupa del recupero coattivo dell'evasione dei tributi comunali per i singoli comuni aderenti all'Unione e che va a sostituire integralmente Equitalia. Questo ufficio è entrato a regime, sta operando, applicando i protocolli anche regolamentari e le procedure che si sono date di raccordo con gli uffici tributi dei singoli enti, sta portando i primi frutti e quindi è sicuramente una esperienza su cui investire, anzi su cui puntare in un futuro, eventualmente anche per il recupero di quelle che sono le sanzioni impagate del codice della strada e altre entrate rimaste insolute, inevase, a carico degli enti locali. In più vorrei sottolineare un'ultima cosa. Nel 2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, una convenzione operativa tra il Comune di Calcinaia, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate.
Attraverso questo protocollo d'intesa cosa avviene? Si coinvolgono integralmente gli uffici comunali, tutti gli uffici dell'ente nell'accendere le antennine, nel cercare di stare attenti e di porre attenzione a quelle situazioni di piccole anomalie che nello svolgimento concreto dell'attività lavorativa possono verificarsi nei confronti di qualche utente. A fronte di un'anomalia che può nascondere una sacca di evasione, mi viene in mente la strana residenza di persone non legate da loro da vincoli di parentela o affinità nello stesso posto, oppure residenze fittizie dove il marito e la moglie sono residenti in case diverse ma non ci sono sentenze di separazione, o altre situazioni, queste sono le più banali, in cui il controllo è piuttosto semplice e l'antennina è facile che si accenda. Comunque situazioni se ne possono presentare per qualunque tipo di ufficio, per presentazione di ISEE a zero, zero, zero spaccato, strano, situazioni di strane anomalie rispetto a ciò che si conosce, perché i dipendenti sono tutti locali, viene compilata una scheda, trasmessa all'ufficio tributi dell'ente, l'ufficio dei tributi dell'ente la vaglia e, se la ritiene degna di nota, la invia all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, le quali con i propri strumenti, che sono sicuramente più persuasivi e più diciamo complessi e complessivi di quelli che ha a disposizione l'amministrazione comunale, svolgeranno ciascuna per i propri compiti le verifiche del caso. Qualora venga scoperta una sacca di evasione, il recuperato andrà per il 100% del recuperato andrà per 3 anni nelle casse dell'ente locale. Quindi, indipendentemente dalla titolarità del tributo locale, regionale, nazionale, quel che sia, qualora venga recuperato, va per 3 anni integralmente nelle casse dell'ente locale. E quindi, diciamo, un'opera di lotta all'evasione fiscale più forte possibile, sia sui tributi locali, però con la costituzione di un ufficio che va a sostituire Equitalia, che è già operativo, sia con un protocollo operativo con i soggetti preposti al recupero dell'evasione da un punto di vista nazionale, che sono l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, per ottenere una maggiore equità fiscale possibile sul territorio e, perché no, anche di introitare maggiori somme che in questi periodi di magra ai bilanci comunali fanno solo che bene. Quindi, concludendo, l'operato dell'amministrazione è andato nella ricerca di un'equità nella manovra d'entrata, salvaguardando le fasce più basse del reddito, non toccando l'IMU prima casa, ritenendo la prima casa un bene essenziale e salvaguardabile nei limiti del possibile, mantenendo i servizi offerti, facendo fronte comunque a tutte ai propri impegni e al mantenimento in piedi di tutti i servizi, nonostante l'azzeramento dei trasferimenti statali, e appunto la necessità di garantire interventi di servizi e gli interventi sociali.